Siamo nel bosco di Santo Pietro, nella contrada Bongiovanni, stiamo percorrendo i bordi del torrente Terrana, sopra di noi la base di Renelle del Ramarro e siamo immersi nella macchia mediterranea. Stiamo vedendo tutta una serie di essenze della macchia mediterranea, il lentisco, il leccio, sughero, le sugherete. Abbiamo anche delle tracce di ampeloderma. Naturalmente abbiamo anche degli impianti di pino, ma è dominante la macchia che qui si sta ricostituendo. Dobbiamo combattere con grande tenacia gli incendi boschivi e recuperare queste aree, e siamo in un pieno sito di importanza comunitaria del Bosco di Santo Pietro. Bosco di Santo Pietro che era una riserva naturale orientata e che in questo momento è in regime di salvaguardia. Naturalmente necessita assolutamente ripristinare la riserva, ma quello che possiamo suggerire, se ci sono delle aree anche di proprietà del comune di Caltagirone, fondare un'azienda speciale silvopastorale, magari come quella che sta operando da 50 anni nel comune di Troina, che proprio in questi giorni ha festeggiato il 50° dalla fondazione, per mettere a reddito e a sistema queste aree preziosissime del nostro territorio. Aree che costituiscono una formidabile parte della più importante rete ecologica siciliana, che è formata dalle aree della rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle riserve naturali orientate e che è il vero patrimonio della nostra regione siciliana. E quindi un appello a tutti a proteggere queste aree, a custodirle, a salvaguardarle e a valorizzarle.